Adesso studio alla Dante Alighieri, è un'istituzione per studiare l'italiano qui in Costa Rica. Il mio professore è italiano, lui vive qui da quasi 30 anni, credo. Wow. Lui è di Eno, è di Firenze. Sì. Cosa? Sì, si studia e si vede tutto, ma non si pratica molto, mi sembra. L'orale principalmente, no? Sì. E adesso no, non ho molto tempo per praticare con gli amici che avevo. Sì, allora, ok. E quindi sei venuto online, ci sta, benissimo, ok. Sì, di solito l'insegnamento italiano tende a essere molto più sulla grammatica, sullo scrivere, leggere e poco sul parlare. Questo è un po' sempre stato, ma... In Ok, generale si fa così, no? sì, In tutte le lingue. esatto. Beh, il nostro approccio è sempre stato così. Poi, esatto, di solito ultimamente degli studi dicono no, ma conviene imparare a parlare, quindi poi dipende. Però sì, è sempre più stato grammatica, grammatica, grammatica. E poi si vedrà. Che altre lingue Parlo anche francese. parli? In inglese E e inglese. spagnolo che è la mia lingua, no? La mia prima lingua. Esatto. Puoi dire prima lingua o lingua madre, come preferisci. Ah, lingua madre, sì, grazie. Scrivo qua. E allora, io di solito lavoro con documenti Google che poi condivido, quindi dimmi che cosa preferisci. Se vuoi che ti lascio il documento su cui scrivo le cose che facciamo, oppure se vuoi scrivere tu. Mi senti? Ok, si era bloccato un attimo il video. Sì, un po'. Quindi sì, esatto, vuoi dire prima lingua, lingua madre e poi dire no, essere madrelingua, tutto attaccato. Ok. Quindi sono madrelingua spagnolo, ma parlo Ah, sì. l'italiano, l'inglese e il francese, no? Mi hai detto. E quanto è diverso lo spagnolo che parlate voi dallo spagnolo, che ne so, da quello messicano? È abbastanza similare, sì. Molto Sì. Mi simile. sembra di sì. Il Perché mi ha... latino in generale, no? Beh, sì, le lingue neolatine sono abbastanza simili. Anche francese e italiano come grammatica è quasi identica, è proprio molto molto simile. Lo spagnolo non lo so perché non l'ho mai studiato, quindi. Non sai niente di spagnolo? No, assolutamente zero. Ok. Esatto. Come Dove sei tu? spagnolo? Di Come? dove sei? Io sono dell'Umbria, di Perugia. Ok. Centro Italia, tra Firenze e Roma. Come zona. Sei mai stato in Italia? No, niente. Mai, mai. Eh sì, puoi dire niente, ma per niente. Sì, Per niente o mai. adesso no. Ti piacerebbe andare in Italia, visitare l'Italia? Sì, certo. Dove vorresti andare? Dipende dal tempo, no? Che abbia, Esatto. ma forse Roma, no? È più Roma? popolare, mi sembra. Sì, beh sì. È la Anche se capitale. non, sì, se non è lo più bello, come il mio professore ha detto, ma è lo più normale, allora sì. Sì, hai Vabbè, solo un giorno per andare. esatto, ma il tuo professore è di parte, eh? Questo però bisogna dirlo. Com'è? Il tuo professore è di parte.
È di parte. Cosa vuol dire? Essere di parte vuol dire appunto di parte, nel senso che lui ha una parte che sostiene, cioè, no? Ha una sua opinione. Ah, sì. Lui è di Firenze e quindi ovviamente tifa per Firenze, quindi dirà Roma sì. È la città più bella, perché lui è di Firenze. Una persona sì. Di Venezia dirà, ah no, Venezia è bellissima. No? Uno di Roma è di parte, allora vuol dire che lui, no? Vota per Roma. Quindi per quello, esatto. Essere di parte è semplicemente che tu sostieni un'idea perché fai parte di una certa fazione oppure gruppo, no? In questo caso è la provenienza della città. Allora si dice lui è di parte. Esatto, se tu mi hai detto, no? Dice, il mio professore dice che, no, Roma non è la città più bella, ma siccome mi hai detto che lui viene da Firenze, hai detto, vabbè, lui è di parte. Perché c'è questo, no, un po' gara tra Venezia, Roma, Napoli, Firenze, no? Su dove andare, quale vedere, quale è più bella. Se avessi, si dice? Se avessi più tempo per andare in Italia, mi piacerebbe andare in Napoli. Andare a Napoli, bello. Andare a Napoli, sì, ho sentito che è molto bello. È bellissimo. E che le persone sono simpatici, no? Sì, simpatiche. Simpatiche, sì. No? Sì, sì, assolutamente. Sì, sì. È molto bella Napoli, è veramente molto bella. C'è una cappella in particolare che è spettacolare. Ci sono delle statue di marmo che non sembrano fatte di marmo. Cioè, sono fatte talmente bene che sembra che ci sia, no, una statua dove c'è un Cristo con un lenzuolo, no, steso su di lui, che è fatto di marmo, ma sembra di cotone. C'è un pescatore con una rete che sembra fatta di corda, di cotone, e invece è marmo. È veramente bellissima, merita. E poi uno può sempre andare a Pompei, se hai un paio di giorni, no? Che è vicino. Ah, vicino, non sapevo. Sì, è abbastanza vicino a Napoli. Cioè, ci sono sia gli autobus che i treni, insomma, c'è un paio di giorni, un giorno a Pompei, un giorno a Napoli. Vale, molto bello. Che periodo storico ti piace? Oh, ti piace un periodo storico in particolare? Non ho molta informazione su questo. Ci sta. E allora non lo so veramente. Ci sta. Qual è la tua cosa preferita del posto in cui vivi? Forse che casa mia è vicino a tutto, si può dire? Sì. Come vicino al supermercato, vicino a, non so, la macelleria, si dice? Sì. E in generale, sì, molte cose sono, come se dire, preste di qui. Molte cose sono di qui? In che senso? Sono vicine. Esatto, no? Qui. Quello è molto comodo, quello sì, effettivamente è molto comodo, il fatto che non ti devi spostare troppo. No? Sì, è molto comodo. È la città, no? Ma va bene. Quindi quello non, che è... non mi piace. No, vai, prego. Sì, ti dico, quello che non mi piace molto di vivere qui è che vivo o abito, no, a una città. In città, essere in una città. Okay. Abitare in città, ma abitare a Milano. Okay. Abito in una città che si chiama Tivas. Ok. E allora vicino a casa mia è una c'è una palestra, no? Sì. Palestra si dice? Sì, palestra, come no? E allora no, non è palestra.
scusami che non conosco questa parola, forse sì, ma non ricordo, stadio. Uno stadio, ok. Uno stadio. Da calcio? Da calcio, sì. Ok. Da calcio è di un team, no? Squadra. Ah sì, di una squadra. Mi sembra che sia la più popolare di Costa Rica. Ah, wow. E allora è come il classico, no? È due squadri. E squadre. Squadre, sì, esatto. Due squadre. Questo stadio è di Saprissa, si chiama la squadra. Ah, oh, ok. E l'altra si chiama La Liga. Mm-hmm. E allora quando giocano, no? Giocano. Quando giocano, mm-hmm. È un caos, no? È la, come sì, si dice? È la bordello, si dice in francese. Lo puoi dire anche in italiano. Allora, un caos. Casino. Bordello. Ah sì, casino. Casino. Esatto. Sì, sono tutte applicate. Esatto, no, c'è un sacco di gente, c'è traffico, è tutto bloccato, sì, no, è brutto. Cosa hai detto? Che? Bordello. Bordello? Mm-hmm. Sì, questo. Va bene questa parola. Non è allora, molto elegante, prende l'idea. Ok, grazie. Questo non mi piace perché non mi piace il calcio. Mm. Ah, ok, non ti piace il calcio. Invece mi piacciono gli scacchi. Oh, bello, ok. Quindi sei una persona tranquilla, tu in linea generale. Preferisci le cose tranquille? Più o meno. Più o meno, no, non dirò che. Perché anche si può dire che no, non sono tranquillo. Tranquillo, mm-hmm. Perché anche suono la batteria e una band, del metal band. E allora, ah, ok. Suoni allora, la batteria e una metal. Bellissimo. Sono, ma non sono. A metà e metà, no? Esatto. Sì. La batteria. In una band metal. No, non band metal. Oppure di musica metal, come preferisci. Ah, okay. Io ho sempre l'idea, quelli che cantano, i cantanti di queste band, io mi chiedo come abbiano ancora corde vocali. Sì, ma sì, le persone in generale non sanno, ma questa è una tecnica. Sì, immagino, sì, perché se tu devi urlare tutto il tempo ti va via la voce. Perché... Non puoi urlare e farlo, esatto, esattamente, okay, come loro, no? No, perché io come canto ho sempre fatto quello classico, diciamo, lirico. Quindi è molto diversa come tecnica. No, quando io sento queste band dico aiuto. Sì. Non ti sento più, aspetta. Sì, scusa, no, almeno... Ho chiudato il micro per un momento? Chiuso. Ho chiuso. Sì, anche la mia moglie, mm-hmm, canta un po' così, lirico. Mm-hmm. Sì, è completamente diverso, no? Sì. Beh, sì, perché nel canto classico, così, tutte le vocali devono essere chiuse. Mm-hmm. E invece nel canto, diciamo, quello che chiamano moderno, contemporaneo, quello che è, uno canta come parla, e quindi di solito le vocali sono molto aperte. Sì. E suonerebbe tanto strano invece se uno parlasse come canta nel canto classico, lirico, diciamo. Quindi sì, suoni la batteria. Da quanto tempo? Da molto tempo. Più di 10 anni. Wow! Ne anche iniziato? Se non lo faccio benissimo, no? Beh, non deve essere professionista per forza. Però. E quando hai iniziato? Quando eri a scuola o quando eri bambino?
quando ero bambino, sì, in chiesa, no? In chiesa? In chiesa. Wow, ok. Sì, ho imparato in chiesa. Wow, ok. Per noi è molto diverso. Sì, da noi la batteria non sarà mai strumento da chiesa. Ah sì, forse qui è diverso. Da noi è più l'organo al massimo si suona in chiesa. Chiese hanno l'organo, che è bellissimo, ma da quello che ho capito è un incubo da suonare. E come? Come hai detto? È un incubo da suonare. Cos'è incubo? Incubo? Incubo è un sogno brutto. Ah, ok, bene. Quando tu fai un sogno brutto che ti spaventa, quello è un incubo. Ok. E quindi perché l'organo ha più tastiere, ha più registri e anche più pedali, cioè delle volte suonano con i pedali e non con le mani e ne hanno tipo tre, il pianoforte ha tre pedali, no? Non so se hai mai visto, di solito i pianoforti hanno tre Veramente pedali. Ok, vabbè, un pianoforte sotto tu puoi schiacciare tre pedali diversi. Alcuni organi ne hanno tipo 15. wow. Esatto. Io dico solo il pensiero di dover suonare una cosa che ha tre tastiere e 15 pedali. No, grazie. E quindi, cosa ti piace della batteria? Come mai tra gli strumenti hai scelto la batteria? Forse perché ero un po' iperattivo, si può dire in italiano. Sì. E allora ho deciso di impararlo. Mi sembra che non è come l'organo, ma si ha bisogno, C'è bisogno. no? C'è C'è. bisogno Sì. di avere indipendenza nei piedi e le mani, no? Sì. E Esatto. adesso, allora per quello, adesso lo faccio per hobby, no? Sì. Perché qui veramente per fare una professione di musica è molto difficile. Allora lo faccio perché mi piace, per hobby, sì, per liberare un po' di stress anche, no? Sì, esatto. Assolutamente, perché la musica aiuta. E Certo. sì, io credo che anche per fare la batteria uno deve avere un buon senso del ritmo. Sì, certo, un buon. Come si dice? Devi sapere ascoltare, capire, no? Sì. Come si può dire? Un buon occhio, non occhio, eh? Come si dice orecchio? Udito. Allora, per sentire, cioè quello delle orecchie si chiama udito. Un buon udito, allora. Udito. Credo che questo mi abbia aiutato anche con le lingue, no? Assolutamente. Puoi anche dire avere buon orecchio, al posto che buon udito. Ok. Perché un buon udito, allora, è leggermente diverso. Un buon udito è proprio la capacità di sentire. Se tu hai un buon udito, vuol dire che senti molto bene. Ok, sì. Avere buon orecchio è più una capacità di capire quello che senti. E quindi un Ah, buon ok. orecchio di solito si parla per la musica, cioè riesci a distinguere bene le note o riesci a riprodurre bene quello che senti, no? A sentire le differenze e nelle lingue ovviamente il fatto che riesci a riprodurre i suoni, cioè di un'altra lingua assimilare i suoni di una lingua che è diversa dalla tua. Anche lì il buon orecchio, riesci a capire quello che dicono. No, capire le differenze, eccetera. Quindi è un po' diverso, un buon udito da un buon orecchio. Ok, capisco, capisco. Sì, anche questo esiste, mi sembra, in spagnolo. Ok. Avere una buona ascucia e un buon oído è diverso, sì. Ok. E
Quindi esatto, di solito esatto. Chi ha buon orecchio, dicono in Italia, no? Di solito è bravo nelle lingue e di solito appunto anche nella musica, nel senso perché se hai buon orecchio di solito sai cantare bene. Mm-hmm. Sì, per fare le note, no? Mm-hmm. Esatto, certo, perché corrisponde sì. Quello che senti a quello che tu produci. Mm-hmm. E invece chi non ha un buon orecchio e non riesce spesso no, né a capire che nota sia, ma anche a non produrre la nota che sente, no, è una persona stonata. Stonata vuol dire che non ha buon... Stonata è una persona che non è in grado di cantare bene, che sbaglia le note. Se tu gli dici suona, no, o scanta do, re, mi, fa, e loro ti cantano qualcosa di completamente diverso. Ok. E se proprio sono messi male, 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 ti dicono che sei stonato quanto una campana. Il tuo cane è molto attivo. Sì, ha un orecchio, giustamente. Un orecchio di mucche. Ah, di mucca. E questo si vende qui per i cani. Ah, ok. E allora si... come si dice? Si pone pazzo? Allora, pazzo, va bene, la prima... Pone in spagnolo, non lo so, diventa, ai, perché non mi ricordo questa parola, no? diventa pazzo. Ah, ok, diventa pazzo. Ma nel buon senso, no? Ah, ok, in senso buono, ok. Sì, è molto felice, voglio dire. Ok. Felice, noi diciamo felice come una Pasqua. Come una Pasqua? Sì. La Pasqua è felice, quindi sei felice come una Pasqua. Ok. Diventa felice come una Pasqua, allora. Esatto. È felice ecco. Come... E invece i cani sono solo coinvolti quando la cosa è triste, no? Quindi si dice vita da cani. Ah, ok. No, e tempo da lupi. Vita da cani, tempo da lupi. Questo è molto cattivo. Beh, una vita da cani sì, è triste. Cioè, proprio... Di solito si riferisce a una vita dove, capito, non hai gioie, è sempre solo tipo lavoro, dove stai sotto un capo che, non so, ti rimprovera per qualunque cosa, devi solo obbedire, non c'è nessuna speranza o gioia, insomma. Cosa piuttosto triste. Tempo da lupi anche lì, no? Diciamo, pioggia, pesante, vento, freddo. Ok. No, mi sembra che vita da cani esiste anche in spagnolo, ma non credo che sia utilizzato molto. Sì, che sia molto utilizzato. Molto. Sì.